Mi chiamo Marianna Ariello e faccio parte del gruppo di ricerca del professor Tinazzi, che collabora a stretto contatto col gruppo della professoressa Fiorio qui all'Università di Verona per quanto riguarda le neuroscienze di base e cliniche. Io sono una neuropsicologa e vengo da una lunga esperienza di lavoro all'estero nei più importanti centri di neuroscienze come l'Istituto di Scienze Cognitive di Londra, il Centro per la Memoria e l'Invecchiamento di San Francisco e la Johns Hopkins Medicine di Baltimora. Ora mi trovo qui in Italia e capisco quanto sia importante investire nella ricerca per raggiungere gli obiettivi delle altre università nel mondo. E in particolare noi ci occupiamo di progetti di ricerca che prevedono la stimolazione e lo studio del dolore indotto sperimentalmente e del dolore cronico in pazienti, nonché di effetto placebo. Ecco che il dolore è una condizione particolarmente invalidante per chi ne soffre e soprattutto è presente in numerosissime patologie. Diventa quindi urgente, utile e importante lo studio di nuove strategie di trattamento. Per fare questo però abbiamo bisogno di investire in apparecchiature e tecnologie scientifiche che ci permettono di non solo mantenere la ricerca allo stato dell'arte, ma anche misurare il dolore più accuratamente possibile, la percezione del dolore in maniera accurata proprio per scoprire nuove tecniche di cura efficaci.